Bene, un spa Chenu che vuole dire? Vuole dire un spa multidisciplinare, dove abbiamo praticamente un'offerta a livello della salute di un modo globale. Però non è talmente semplice curare la salute, perché bisogna assolutamente, andiamo a vederlo, individualizzare i vari problemi per ogni persona. Naturalmente l'alimentazione fa parte integralmente del concetto delle cure al palace e non si può assolutamente pretendere a una depurazione, un'eliminazione delle tossine senza avere questo, senza toccare diciamo, questo settore. Qui possiamo vedere una visione completa di tutti i trattamenti che vengono svolti nel nostro centro. Abbiamo il Dipartimento della Salute dove viene svolto il check-up bioenergetico, dove vengono svolti trattamenti energetico-tecnici, trattamenti rigeneranti e trattamenti revitalizzanti. Primo, la salute, sapete tutti che curare la salute è più importante che curare le malattie. Perché la malattia, quando l'abbiamo, ovviamente siamo costretti, abbiamo delle malattie, siamo costretti a seguire dei protocolli molto rigidi. Invece la salute è dinamismo, è energia, è l'esaltazione di se stesso. La medicina cinese è la prima medicina che ha voluto considerare l'uomo di un modo globale e provare ad individualizzarlo. Personalmente penso che loro hanno creato i primi argomenti a livello della genetica, perché hanno già individualizzato di un modo importante le varie caratteristiche di una persona. Passando al Dipartimento dell'Estetica, in primo luogo vengono svolti i trattamenti base, cioè i massaggi rigeneranti sui tessuti tendinomuscolari, trattamenti al corpo, trattamenti al viso, trattamenti al cuoio capelluto. Inoltre abbiamo trattamenti molto mirati, con macchinari molto innovativi, per rigiovanimento della pelle, per il trattamento della cuperose e delle macchie. Abbiamo anche macchinari per la stimolazione del collagene. Questo trattamento si basa su luci pulsate, che sono simili al laser, ma decisamente meno forti. Le luci pulsate emettono raggi che vanno a colpire i fibroplasti, la cellula più profonda, stimolando la formazione di collagene. Attraverso questo processo si favorisce la produzione di una quantità elevata di elastina, consentendo così di rallentare il processo di invecchiamento. Con questo apparecchio può essere trattato tutto ciò che ha a che fare con macchie da invecchiamento, sul viso o sulle mani, oppure con i capillari e le venuzze dilatate. Si tratta anche di una soluzione molto più rapida se si vogliono migliorare esteticamente gli effetti dell'invecchiamento cutaneo. È una proposizione molto più rapida, se volete, di correzione estetica. Nell'idroterapia viene svolta la balneoterapia, la fangoterapia e il getto freddo con l'acqua. Lavoriamo sempre con programmi molto individuali per i nostri clienti, lavorando con differenti miscele di oli essenziali, fanghi e argilla. Il metodo Chenu è nato praticamente da uno studio che è partito dalla medicina cinese, non per un fattore folclorico o di dietrologia. L'alimentazione per noi è basata specialmente sulla frutta, la verdura e le cereali, però io direi più di tutto abbiamo una particolare attenzione sulla qualità degli alimenti. Sulla richiesta dei nostri clienti abbiamo creato un corso di cucina, un atelier di cucina,
dove facciamo vedere un po' le trucchi o diciamo i modi di lavorare gli alimenti senza sale, con delle oli selezionate, senza super cuocere l'alimento. E soprattutto abbiamo voluto dimostrare che con dei prodotti sani, con delle porzioni piccole, possiamo creare dei bellissimi piatti che sono piacevoli sia all'occhio che al gusto. Delle carote, le rape bianche, al vapore più dei spaghetti di questo tipo, un fondo di carciofi. Poi abbiamo il dipartimento wellness, dove i nostri personal trainer realizzano dei programmi personalizzati per i nostri clienti per poter svolgere comunque anche l'attività fisica corretta a casa. Avete capito che la scelta di Merano è una scelta che è stata fatta per tante ragioni, ragioni che ovviamente devono tutti convergere verso l'individualizzazione, e siamo ovviamente al vostro servizio.